Nell'anticipo della quindicesima giornata, Uppi Settimo e Nabor non si fanno male e chiudono sull'1-1. Le reti sono di Oddo e Colucci. E ora uno sguardo alle altre gare della giornata. 0-0 tra Virtus OPM e Baggese, con i bianconeri al secondo pari consecutivo e non ancora al massimo fisicamente in queste prime battute del 2019. Il Vassese United travolge 6-1 in casa il Rosario, dimostrandosi squadra solida e vera e propria sorpresa di questo campionato. I biancoverdi sono al quarto posto e insidiano, a meno 2, la Baggese. Ritorna a vincere il San Luigi Cormano, che batte 3-1 il Bruzzano, una partita che i locali non potevano permettersi di sbagliare contro l'ultima della lista. Il match rimane comunque in bilico fino alla fine. Successo casalingo del Vittoria, che batte 3-1 l'Aso Cernusco, battuta dal resto degli ospiti dopo la brillante vittoria di settimana scorsa contro il San Luigi Cormano. Passeggio in filaretta da Sago contro l'USM, match da dimenticare per i locali, praticamente mai nel match e dominati dalla squadra di Innocenti. Torna al gol Grasso, a segno con una doppietta. Vittoria sudata e sofferta quella dell'Artademia, che batte di misura 1-0 il Nuova Cormano. Decisiva la rete di Preda, a segno addirittura da 6 gare consecutive. In grafica la classifica marcatori, dove rimane in testa Comeri con 16 sigilli, a seguire Marrella 10 e Gera 9. Spiccano nella classifica miglior giocatore Comeri con 7 voti, Grasso con 4 e Bicchierai con 3. In chiusura la classifica generale, rimane al comando il Vittoria, braccato dal filarete a meno 1. Perde 2 punti dal secondo posto la Baggese, comunque ancora sul podio, a quota 32 punti. Chiudono in fondo Nuova Cormano e Sant'Enrico 9 e Bruzzano United a 7.